bello sto un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come. Matrimonio di Nobita. Credimi, sono davvero innamorato di te. Sei la ragazza che cerco da anni, sai? E tu sei il principe azzurro che sogno da sempre. Sarà presa in questo modo. Stavamo provando una scena di Biancaneve e i sette nani. È uscito via di te la mano. Da chi si chiamano, prende sempre per i voti. Ormai non ho più speranze. Ti spieghi cos'è successo? E oltre a essere intelligente e simpatica, brava in tutti gli sport. Stai forse dicendo che hai visto Shizuka e Dekisugi che si tenevano per mano? Esatto, e sembravano molto innamorati e magari lui le ha anche chiesto di sposarlo. Ma queste sono solo sciocchezze. Già, è facile per te parlare così visto che la cosa non ti tocca da vicino. Ti prego, ora non ricominciare a piagnucolare. Ricordi quello che ti dissi? Se sarai un bambino più bravo, da grande Shizuka sposerà te. Sì, me lo ricordo, ma come faccio a essere sicuro che lei diventerà mia moglie? Non hai niente di cui preoccuparti, ci sono qua io. Tu sei venuto dal futuro per farmi diventare un bambino migliore e cambiare il mio destino, non è vero? E con questo? Chi mi assicura che riuscirai nel tuo intento e che un giorno potrò sposare Shizuka? Farò di tutto perché questo avvenga. Se vuoi stare tranquillo, prendiamo la macchina del tempo e andiamo a dare un'occhiata. Verifichiamo nel Minforma futuro. Dunque, vediamo. Il tuo matrimonio dovrebbe essere a pagina... No! Aspetta, aspetta un attimo. E se poi scopriamo che la mia sposa non è Shizuka? Fammi leggere con calma e poi ti dico. Il matrimonio verrà celebrato tra 11 anni in una bella mattina di sole, in una sala dell'hotel del Principe Meloni. No, non dirmi niente. Allora cosa fai? Vieni. Ma certo. Chiedo scusa, ma non immaginavo che saremmo arrivati nel futuro passando da un bagno pubblico. L'hotel del Principe Melone è da quella parte. Siamo arrivati. Entriamo a dare un'occhiata. Fammi calmare, ho il cuore che va a mille. Che fifone che sei. Capisci, vedrai il mio futuro. Hai visto Doraemon? Quello sono io da grande. Perché vado così di fretta? Molto probabilmente sarai in ritardo. Mi scusi, signorina, dove si celebra il matrimonio? A quale matrimonio si riferisce? Chi sono gli sposi? Nobita Nobi, che sono io, e Shizuka Minamoto. Aspetti, controllo sul computer. Che bellezza! L'hai sentito anche tu, vero? Ha detto che sposerò Shizuka. Cosa ti dicevo? Quindi non mi devo preoccupare di Dekisugi, come sono contenta! Shizuka diventerà mia moglie! Sì, il matrimonio verrà celebrato domani mattina, signore. Cosa? Bravo, sei arrivato con un giorno di anticipo. Il solito pasticcione, nemmeno da grande hai messo la testa a posto.
A proposito, ma se il matrimonio è domani, perché siamo arrivati qui oggi? Boh, chissà, forse avrò premuto il bottone sbagliato nella macchina. Dai, non fa niente, ti perdono. L'importante è aver saputo che sposerò davvero Shizuka. Stanchissimo, Fister, perché non restiamo a guardare che cosa faccio il giorno prima del mio matrimonio? Sono a casa. Ciao. E così tra qualche anno non vivremo più nella nostra casetta, ma in questo bel condominio. Vuoi sapere cosa ti è successo? Dimmi, ti senti bene, caro? E perché sei saltato giù dal letto e sei corso fuori? Avevi qualche impegno urgente? No, sono andato a controllare che all'hotel fosse tutto a posto. Già, e per controllare meglio mi sono messo lo smoking. Credo che il nostro Nobita sia un po' nervoso. Però come vola il tempo, eh? Mi sembra che sia ancora un bambino e invece si sta per sposare. Ah, sì, hai ragione. Domani ci lascerà per formare una famiglia tutta sua. Su, non fare così. Ma no! Piango perché sono contenta. Lo sono anch'io, ma tu credi che una volta sposato riuscirà a cavarsela da solo? Me lo auguro, anche se non ti nascondo che la cosa mi preoccupa. Non hanno alcuna fiducia in me. Non te la prendere, i genitori sono così. Si preoccupano sempre per i figli, anche se sono grandi. Oh, me lo stavo per scordare, Nobita! Che c'è? Poco fa hanno telefonato i tuoi amici, richiamali. Ah, è vero, stasera c'è la festa di addio al celibato. Gian ha invitato tutti i vecchi amici. La casa di Gian è rimasta tale e quale com'era. Anche Gian è uguale. Auguri! Shizuka è sempre stata la nostra amica preferita. Ci pensi, domani diventerà tua moglie. Quasi quasi ti invidio. Guardami, sembro molto felice, vero? Però credo che tu stia bevendo un po' troppo. Ti faccio i migliori auguri e spero che siate felici insieme. Ah, grazie, lo spero tanto anch'io. Perché è un bravo ragazzo. Forza, tutti insieme. Perché è un bravo ragazzo. Sì, ho bevuto troppo. Speriamo domani di riuscire ad arrivare in tempo al matrimonio. Se farei piangere la nostra Shizuka una sola volta, dovrai vedertela con me. Sì, lo so bene. Non capisco come una ragazza come Shizuka voglia sposare una come te. Ah, i miracoli succedono. Sì, lo so bene. Si è fatto buio. Ormai è notte fonda. Ma la festa continua. Chissà che cosa starà facendo Shizuka. Ha festeggiato insieme alla famiglia il suo addio al nubilato. Accidenti, l'hai vista? Anche da grande sarà bellissima. No, lascia stare i piatti, ci penso io. Va a dormire, ma io... tesoro. Domani sarà una lunga giornata e ti devi riposare. Va a dare la buonanotte a tuo padre, poi subito a letto. Sì. Avanti. Sono venuta a darti la buonanotte. Grazie, buonanotte anche a te. Allora, a domani. Sogni d'oro, figliola. Ehi, ma come? Domani si sposa e non hanno nient'altro da dirsi. Lo sai, in momenti simili è difficile trovare le parole da dire. Useremo l'aspiratore di pensieri. Calmati, tesoro, dimmi cos'è successo. Se mi sposo me ne andrò e tu e la mamma resterete qui da soli. Sì, ma è una cosa normale. Mi sento...
sembra di essere un'ingrata ad andarmene via di casa. Non dire sciocchezze. Sappi che da quando sei nata ci hai dato tantissimo. Quei bellissimi momenti passati insieme sono il più bel regalo che tu ci abbia fatto. Fin dall'inizio, quando eri ancora nella tua culla. E poi man mano, quando hai cominciato a gattonare. E ricordo anche il tuo primo giorno d'asilo. E quando felici andavamo a spasso tutti insieme. Tue prime vittorie nelle gare scolastiche. E poi, quando hai preso il diploma di scuola media. Finché avremo questi bei ricordi, riusciremo a sopportare la solitudine. E tu, cara, non ti devi preoccupare per noi. Adesso devi solo pensare a sposare Nobita e a essere felice con lui. Insieme potrete creare una famiglia tutta vostra, come abbiamo fatto tua madre e io. Hai fatto bene a scegliere Nobita. È un bravo ragazzo, è gentile e anche buono d'animo. Queste qualità non si trovano in molte persone, ma Nobita le ha tutte. Sono sicuro che sarete felici insieme. Diventerò buona e gentile. Non dovrei preoccuparti di nulla.